Sono diversi i commenti delle forze politiche alle voci che danno il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, vicino a Fratelli d'Italia. A dire il vero, queste voci circolavano da tempo, ma negli ultimi giorni sono diventate più pressanti, anche perché si è vicini alle elezioni provinciali e il presunto accordo sarebbe la candidatura di Torquato a presidente di Palazzo Sant'Agostino, avallato dal centrodestra. Edmondo Cirilli ha sempre negato, dicendo che le sue frequenti visite al municipio di Nocera Inferiore sono legate al suo incarico istituzionale in Parlamento. Anche il sindaco ha sempre di fare i negato. cambi, come dire, in corsa per ragioni di opportunità. Noi, qualora dovessimo maturare, vi assicuro che ci stanno facendo perdere la pazienza su tante cose per farci cambiare idea, ma insomma siamo persone serie ed affidabili, rispettiamo i quadri di coalizione e diciamo, le alleanze amministrative. Qualora dovessimo decidere che quelle cose non ci convincono più, non faremo i pagliacci a cambiare casacca, ci dimetteremo o rimetteremo il mandato alla volontà elettorale. E a chi vuole restare I nel torno. commenti, come dicevamo, sono diversi. Gli alleati di Torquato hanno preferito dribblare alle nostre domande, ad iniziare dal Partito Democratico, partner di riferimento della maggioranza che amministra la città. Il capogruppo Paolo De Maio ha risposto con un no grazie, mentre il consigliere Vincenzo Stile ci ha detto non è possibile, non ci credo. Anche un componente dell'opposizione ha preferito un no comment. È il consigliere Vincenzo Spinelli del Movimento 5 Stelle. Al momento ha risposto al nostro invito, preferisco dire di no. Così come accade in altre città italiane e europee. Tony Lanzetta invece ha detto parliamo del vuoto amministrativo che attanaglia la città di Nocera Inferiore, appartengo comunque ad una componente civica, giustificando così il suo no comment. Per Alfonso Schiavo era tutto previsto. L'unica cosa che posso dire è che l'avevo previsto un anno e passa fa durante la campagna elettorale. Nocera poteva scegliere tra votare una persona libera come me e qualcuno che andava cercando un padrone, o De Luca da una parte o Cirielli dall'altra. Certo, l'unica cosa che possiamo dire è che dispiace il fatto che Torquato, nella ricerca di una sua posizione futura, sta abbandonando Nocera.